Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di Come si disegna. Oggi disegnerò Deku di My Hero Academia, come mi avete suggerito voi qua sotto nei commenti. Intanto grazie a tutti voi che vi siete iscritti fino a questo punto. Se non siete ancora iscritti, questo è il momento buono per farlo. Il disegno lo realizzerò utilizzando il programma gratuito Krita, utilizzando una tavoletta grafica, ma sentitevi liberi di utilizzare carta e matita e seguirmi in questo processo. Intanto grazie per essere qui e andiamo avanti col disegno. Come prima cosa, cominciamo a definire quelli che sono i confini della nostra immagine. Se state copiando qualcosa, come sto facendo io che sto copiando un'immagine, oppure se siete magari all'aria aperta che state copiando un albero, un paesaggio, un edificio, potrebbe essere una buona idea definire qualche forma primordiale e poi andare a definire quelli che sono i dettagli. Bene, intanto mettiamoci comodi, se siete con carta e penna, preparate il vostro materiale prima di cominciare a disegnare per non alzarvi ogni secondo, a me succede spesso. Io intanto vi metto schermo intero, scelgo il mio pennello preferito e comincio. Comincio dalla testa, faccio un piccolo pallino per andare a indicare quella che sarà la mia testa. Naturalmente ci saranno i capelli e tutto quanto, quindi sarà molto più voluminosa di così. Però faccio un piccolo pallino giusto per fare una linea per le spalle, per indicare la lunghezza di quello che sarà il busto, far partire anche la linea delle anche e poi far partire le gambe. Questo può essere utile sia perché ci dà un'idea generale del corpo e sia perché poi è più facile sistemare le cose se le facciamo nel loro complesso. Quindi ecco, magari vi sarà capitato ancora di provare a fare un personaggio e ritrovarvi ad avere un deforme Frankenstein. Questo a volte succede perché magari ci concentriamo sul dettaglio. Nel momento in cui aggiungiamo le altre parti, se le facciamo sempre guardando il dettaglio, poi magari potrebbe venire fuori sproporzionato. Quindi definiamo bene le proporzioni prima e poi le andiamo a migliorare con dei dettagli. Io intanto adesso voglio aggiungere un po' di volume a questa mia silhouette, quindi faccio un po' il viso, quello che sarà il viso, e comincio ad aggiungere qualche dettaglino senza andare troppo nel dettaglio in maniera precisa. Voglio semplicemente avere un'idea di quelli che saranno gli accessori che andranno a coprire il corpo e quindi darmi un'idea di quello che sarà il personaggio. Nel mio caso mi sono trovato un po' in difficoltà a disegnare il corpo, specialmente per tutti questi piccoli accessori che ha, le ginocchiere, i parastinchi, questa collana che ha al collo. Però ecco, se fate attenzione e cercate di immaginarvi quello che è il corpo sotto, allora tutto il resto dovrebbe venire da sé. Una volta che abbiamo definito quella che è la nostra sagoma esterna del nostro personaggio, allora possiamo aggiungere quelli che sono i dettagli. In questo caso io sto ultimando il mio disegno e sto facendo con questa sagoma di questo personaggio. Le gambe, come vedete, mi sono risultate alla fine un pochino più lunghe rispetto a quelle che mi ero immaginato. E perciò niente, cancello poi la parte, i piedini che avevo fatto uscire dalle caviglie praticamente, e poi ho mantenuto il disegno che ho fatto precedentemente. Quindi, una volta fatta questa cosa qua, possiamo passare a quelli che sono i dettagli e il disegno vero e proprio. Dopo aver concluso quello che è la sagoma, o comunque le forme più abbozzate del nostro personaggio, andiamo ad aggiungere qualche dettaglio, in modo tale da correggere quelle che sono magari delle proporzioni che abbiamo magari sbagliato, e andare così a definire il nostro disegno per poi o ricalcarlo per fare poi un line art un po' più preciso, oppure, come sto facendo io in questo caso, andare direttamente a passare un po' al colore. Sì, a passare al colore, dicevo. Sono un po' brutale con questo video perché è il primo video fatto in questo modo qua, quindi ecco, abbiate un po' di pazienza. Anzi, ricordatevi di suggerirmi sotto nei commenti quello che pensate potrebbe essere meglio.
Intanto io ho creato un nuovo livello, ho diminuito l'opacità di questo, la trasparenza di questo livello che avevo fatto precedentemente, e comincio ad aggiungere dei veri dettagli. Comunque sono ancora in fase di schizzo, e in realtà se uno volesse fare la line art fatta bene dovrebbe fare ancora un passaggio fatto bene con il pennello giusto. A me piace mantenerlo così. Quindi comincio dal viso, che è la parte che preferisco fare, e definisco un attimo quello che è il mento, faccio un puntino per il naso nella parte centrale e poi definisco quelli che sono i posti dove andrò a mettere gli occhi e la bocca. La bocca sarà aperta in una faccia abbastanza felice, e poi potremo vedere sia l'arcata superiore che quella inferiore dei denti e un accenno a quella che è la lingua. E che si vedrà siccome le parti laterali sarà un po' più scuro. Allora, gli occhi di Deku rispetto agli anime o manga un po' giapponesi più frequenti sono abbastanza diversi, nel senso che avremo un occhio abbastanza grande, quindi con la parte superiore più scura, che sarebbe quella dove ci sono le ciglia, e la parte inferiore sarà abbastanza sottile, e l'occhio abbastanza tondo, e poi avremo solo una pupilla, beh non è la pupilla solo, ma sembrerà quasi solo una pupilla perché sarà un pallino quasi solo nero. Lasceremo poi una piccola zona di luce per dare un po' un'idea un po' più luminosa degli occhi, però bene o male l'occhio sarà così. Adesso sembra ancora un po' strano perché ci dovrò lavorare un po', però la forma generica dell'occhio di Deku è questa qua, quindi una specie di C abbastanza tondeggiante con delle pupille nere abbastanza piccole, direi, rispetto all'occhio. A volte quando disegniamo gli occhi in un viso che è simmetrico potrebbe essere utile specchiarlo, infatti una volta che lo specchiate il disegno che avete fatto si trasforma un po', diventa un po' più brutto. E se ci sono delle cose da correggere, questo è un buon modo per vedere dove andare a toccare per andare a modificare queste cose. Intanto ripasso un po' la linea superiore dell'occhio in modo da dare un po' più questa forma qua, sposto un po' le pupille e questa cosa qua vi può aiutare molto per andare a risolvere piccoli problemi che potete creare senza riuscire a capire esattamente dove trovarli. Di solito l'occhio se ne accorge, ma a volte a concretizzarlo in qualcosa di specifico. Continuiamo a fare un po' di dettagli. L'ideale sarebbe tenere un'immagine vicino, in questo caso siccome il personaggio avrà tanti dettagli, e poi piano piano andarli a copiare. Io parto dalla collana che ha nel mento e quindi aggiungiamo questo piccolo dispositivo per respirare che ha proprio sotto il mento, anzi che gli copre una parte del mento, e poi andremo ad aggiungere tutti quelli che sono gli altri dettagli, no? Quindi la maglia, i guanti, la cintura e poi questi stivali o comunque parastinchi e ginocchiere. Non dimentichiamoci che ci sono quattro puntini disposti un po' a rombo sotto gli occhi per fare le lentiggini. E poi mano a mano possiamo andare ad aggiungere i dettagli. Per quanto riguarda i capelli, li sto lasciando un po' per più tardi, lì avremo anche la possibilità di fare una capigliatura abbastanza spettinata e abbastanza tonda attorno alla testa, perciò ecco, e non è importante essere precisi e copiare come se fossimo una fotocopia, possiamo anche farlo a modo nostro. L'importante è che siano un po' spettinati, che abbiano tante ciocche che vanno un po' ovunque e che la chioma sia abbastanza folta, perché questo personaggio è fatto così.
Per concludere aggiungo un po' di colore, il colore può aiutare a dare un pochino di tridimensionalità o comunque profondità al disegno. E, ecco, alcune parti si possono fare direttamente ripassando oppure facendo qualche pennellata come ho fatto in questo momento con qualche pennello un po' particolare che potete trovare nella libreria di Krita. Krita in realtà offre qualche pennello simpatico e quindi ecco. Guardateli, provateli, eventualmente se usate il programma e verificate qual è il pennello che preferite. I colori poi, scegliamo i colori e li facciamo abbastanza nitidi, tanto qualche ombra l'avevo già fatta con il pennello tipo matita un po' a puntini per fare le ombre, ma in realtà le ombre le possiamo anche fare direttamente colorate. Infatti poi nei pantaloni e nella maglia qualche ombra la faccio direttamente anche con il colore. E disegniamo i dettagli della tuta per ultimi e poi andiamo avanti con gli ultimi ritocchi. Intanto questo è come si disegna Deku, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se vi piace questa nuova modalità in cui sono presente anch'io e cerchiamo di fare in questo modo un po' diviso. Suggeritemi qua sotto nei commenti quello che pensate e intanto vi ringrazio per il vostro tempo e per avermi seguito fino a questo punto. Se siete riusciti ad arrivare qua, siete dei grandi. Buona serata e al prossimo video.